Buongiorno, buongiorno a Mario, buongiorno a tutti voi, a tutti gli associati che oggi sono presenti a Roma. Il mio è un incoraggiamento innanzitutto, un incoraggiamento a continuare con grande forza, dedizione e determinazione il vostro lavoro di rappresentanza sociale, di parte economica. Lo dico in un momento nel quale sembrano venute meno le spinte perché la rappresentanza, non solo quella politica, ma anche la rappresentanza sociale possa fare bene il suo lavoro. Invece ce n'è bisogno, è l'unico modo perché si assumano decisioni che poi siano decisioni che possano funzionare ed essere utili. E quindi vi sprono a continuare questo lavoro di rappresentanza, alle volte anche in dialettica con le istituzioni e il governo, ma che è sicuramente fondamentale. Avete messo l'Europa al centro della vostra riflessione di oggi e questo è ovviamente un fatto molto importante perché sappiamo tutti benissimo che l'agricoltura ormai è una competenza comunitarizzata e quindi sappiamo quanto è importante che in Europa si riesca a far sentire la voce italiana. Quanto è importante che lo si riesca a fare l'anno prossimo, anno 2014, che come ho detto ieri in Parlamento, ottenendo la fiducia, sarà l'anno dell'Europa, sia per le elezioni europee, sia per il semestre di presidenza che l'Italia gestirà dal 1 luglio, in generale perché l'anno prossimo cambieranno tutte le istituzioni europee, cambierà il Parlamento europeo, cambierà la Commissione europea, cambierà il Presidente del Consiglio europeo. Siccome da lì dipendono molte delle cose che hanno a che vedere con il futuro dell'agricoltura italiana, dovremo esserci, battagliare, essere competenti, fare squadra con tutti i soggetti che possono lavorare lì. Noi abbiamo un motivo in più. Il motivo in più è l'obiettivo e il grande appuntamento dell'Expo 2015. È un appuntamento che vi riguarda direttamente. Voi siete, e il vostro mondo è il pilastro comunicativo di un Expo che sarà per l'Italia una grandissima occasione, una grandissima opportunità. Ho paragonato e paragono l'Expo 2015 Milano all'occasione che furono le Olimpiadi di Roma del 1960. Quell'occasione, le Olimpiadi di Roma del 1960, l'Italia mostrò al mondo che cos'era l'Italia che era ripartita dopo le macerie della guerra. Fu un grandissimo successo. Expo 2015 deve essere una grande vetrina con la quale mostrare al mondo, in questa finestra di comunicazione che avremo in quei 5 mesi, tutta la nostra forza, in particolare nel campo appunto agricolo, alimentare, e siccome siamo forti, siete forti, siamo in grado, penso, attraverso quell'appuntamento di dare il meglio di noi stessi. Questo è il senso dell'impegno dei prossimi mesi. Io voglio aggiungere un augurio al vostro lavoro, un augurio sincero di continuare a fare bene il vostro lavoro di rappresentanza e dirvi che per quanto ci riguarda, pur con le difficoltà pesanti di questo momento, del momento che stiamo vivendo, noi siamo determinatissimi a portare avanti il nostro lavoro perché la caduta, del PIL, della crescita, che purtroppo per 2 anni ha flagellato il nostro paese, si arresti, si è arrestata. Adesso dobbiamo però ripartire, non dobbiamo certo accontentarci dello 0%. E la ripartenza è l'obiettivo e soprattutto l'attuazione delle misure che ieri abbiamo presentato in Parlamento e sul quale abbiamo ottenuto la fiducia. Io sono convinto che il passo di ieri segnerà questo nuovo inizio e sono convinto che il vostro lavoro per l'anno prossimo, per il 2014, per l'Expo sarà un lavoro fondamentale per fare effettivamente ripartire l'Italia. Grazie e buon lavoro.